questa bellissima sede della Biblioteca Universitaria di Genova, dove abbiamo appunto allestito questa mostra sulla letteratura di viaggio, che appunto sarà collegata a un convegno su questo argomento. E credo che i visitatori potranno osservare appunto quanto vasta sia questa letteratura, quante siano le tematiche al suo interno, e quindi potranno scoprire in questo senso molte prime edizioni di autori italiani e stranieri, molte rarità, e nelle vetrine laterali addirittura dei capolavori proprio di cartografia del 600, 700 e 800. Quindi abbiamo cercato con questa esposizione di dare una panoramica il più possibile ampia di questa letteratura, che è in fase di riscoperta un po' dappertutto. Si riscoprono autori del passato, autori contemporanei scrivono i loro taccuini di viaggio, e quindi noi appunto che siamo dei viaggiatori ed esperti di questa letteratura, abbiamo ritenuto opportuno anche fare il punto su questa espressione letteraria proprio qui a Genova, città di commerci, di incroci culturali e di viaggi.